Amici carissimi, buona serata dal Miramare di Manfredonia. Appuntamento importante, appuntamento determinante forse per il girone di andata di questo campionato, per determinare al giro di boa quale delle due, ovvero tra Manfredonia e Slai, sarà la squadra che vincerà il turno di andata. Però ovviamente non si tratta di un risultato definitivo, bensì di un risultato parziale. Si affrontano per la 14ª giornata del campionato di promozione girone A Puglia il Manfredonia e la Slai United, squadra di Bari che proprio nella passata stagione vinse il campionato contro il Manfredonia e quest'anno ripropone. È stato osservato un minuto di raccoglimento dal Miramare, per questo abbiamo interrotto immediatamente la cronaca per ricordare Franco Janic, direttore sportivo del Manfredonia, in una stagione bellissima che accompagnò il Manfredonia dalla Serie D fino ai professionisti al campionato di C1. Quindi la figura di Franco Janic è stata ricordata questa sera al Miramare di Manfredonia, vecchia gloria del Bologna, poi dirigente sportivo di tante società e tra queste anche il Manfredonia Calcio, in una delle stagioni più importanti e probabilmente storiche per la squadra sipontina. Siamo partiti con questa gara valida per la 14ª del campionato di promozione. Leggiamo subito le formazioni che sono scese in campo a disposizione di mister De Luca per la United Slai. Ci sono con il numero 1 De Santis, con il numero 45 Marcellino, con il 65 Quacquarelli, con il 4 Devezze, con il 90 Cannito, con il 5 Altares, con il 20 Faliero, con l'88 Diagne, con il 99 Manzari, con il 10 Zotti, con il 26 Nadarevic. A disposizione di mister De Luca Franco, Colella, Mancino, Clementini, Loseto, Colella, Sguera, Lorusso, Lacarra, e mister De Luca ovviamente ha questi uomini a disposizione. Mentre per il Manfredonia sono scesi in campo Morgillo, Sementino, Di Noia, Laboragine. Primo tiro verso la porta della Slai, porta di difesa da De Santis, palla che termina fuori, quindi si può già registrare per la cronaca questo primo tentativo verso la porta del portiere De Santis. Dicevo, le formazioni scese in campo con Manfredonia: Morgillo, Sementino, Di Noia, Laboragine, Telera, Basta, Trotta. Mentre c'è un'azione offensiva della Slai United che viene frenata dall'intervento del direttore sportivo, anzi dall'intervento del direttore di gara, per la posizione di fuorigioco di Zotti. Ancora con il numero 7 Trotta, con il numero 8 Cicerelli, con il numero 9 Albrizio, con il 10 Mastro Pasqua, con l'11 Perez. A disposizione di mister Agnelli, Ferrazzano, De Filippo, Armiento, Roberto, Stoppiello, Prota, Olivieri, Santoro e Grumo. Ricordiamo che a dirigere l'incontro il signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo, primo assistente Giuseppe Rizzi di Barletta, secondo assistente Giovanni Massari. Azione del Manfredonia, dicevo, Giovanni Massari, secondo assistente di Molfetta. E passiamo subito alla cronaca, visto e considerato che le due squadre ovviamente non stanno ad attendere eventuali movimenti, ma
guidano le proprie azioni offensive immediatamente qui dal campo del Miramare, ogni qualvolta ne capita l'occasione. Qui è capitato per due volte al Manfredonia e già una volta alla formazione della United Sly. 34 i punti del Manfredonia, 37 i punti della Sly United, quindi come potrete notare si tratta di una classifica molto corta, soprattutto se si tiene conto del fatto che il Manfredonia in settimana dovrà recuperare la gara che non è stata disputata contro il Noicattaro per le note questioni meteorologiche che hanno impedito alla squadra di casa e al Noicattaro di giocare qui al Miramare di Manfredonia. Due settimane or sono. La Sly con palla in questo momento che viene rimessa in movimento dopo una rimessa laterale. Il Manfredonia intanto recupera sulla sinistra il pallone, corre dall'altra parte del campo a recuperare sfera per la Sly United Vezze, per la formazione della Sly, quindi per la formazione ospite. Il passaggio all'indietro, ancora la difesa della formazione della Sly che giochicchia in attesa di organizzare la propria azione offensiva. Cannito manda il pallone in avanti alla ricerca di Zotti che era piazzato sulla sinistra, ma poi subito è il Manfredonia a recuperare palla e a riportarsi in avanti, palla che viene in questo momento riconquistata dai giocatori baresi, ma interviene il direttore di gara, il signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo, a fermare il gioco. Pubblico delle grandi occasioni al Miramare di Manfredonia, una bellissima scenografia organizzata dalla tifoseria, dagli ultras del Manfredonia, con la voglia matta di scrivere ancora straordinarie pagine di storia, detta uno striscione grandissimo che occupa tutta la gradinata sud, striscione che è stato preparato dai tifosi, dagli ultras del Manfredonia. È fermo il gioco per un calcio di punizione che è concesso in favore del Manfredonia. Manfredonia che guadagna la punizione per intervento falloso su Benny Ciccerelli, quindi alla battuta la squadra sipontina. Dicevo, pubblico delle grandi occasioni, il tutto esaurito al Miramare, un pubblico come quello di questa sera non si vedeva dai tempi dei campionati professionistici di Serie C. È davvero una risposta eccezionale, a dimostrazione che la tifoseria del Manfredonia è legata con il cuore a questa squadra, indifferentemente dal fatto che la squadra militi in Serie C oppure militi addirittura in prima categoria, come è successo durante la scorsa stagione in occasione della gara del Miramare proprio contro la United Sly. Abbiamo, lo voglio ricordare per quel che riguarda questa telecronaca offerta per Manfredonia TV, la collaborazione del regista Andrea Colaiani e di Michele Armillotta alle riprese, mentre al mio fianco ci sta Dino La Torre che per la prima volta, quindi siamo al battesimo del fuoco, commenterà questa partita per spunti che senz'altro saranno da parte sua indicati al momento opportuno. E intanto la Sly sta difendendo palla nella propria zona di difesa, palla che supera la metà campo, viene inviata al calciatore con maglia numero 26, Nadarevic, un passato addirittura nella massima serie calcistica in Serie A. Questo calciatore conta 3 presenze con il Genoa addirittura. E la Sly, che oltre a Nadarevic conta nel suo organico parecchi giocatori super blasonati, risponde il Manfredonia con una squadra attrezzata, giovane, che sta davvero dando filo da torto
scorcere al momento a quella che risulta attualmente la capolista del campionato. Attacca il Manfredonia, un tiro cross al centro dell'area di rigore da parte di Daniele Di Noia, che non viene intercettato da alcuno dei calciatori sipontini, mentre Zotti per la formazione della SLAI a condurre il pallone in avanti, e intanto è stato fermato il gioco. Nadarevic non è riuscito ad andare in avanti perché è colto in posizione di offside. Il Manfredonia adesso risponde con Sementino al suo esordio in campionato. Lo vogliamo ricordare che Sementino è tornato al Manfredonia proprio la settimana scorsa, ha ripreso immediatamente gli allenamenti e quindi da questa settimana, da questa domenica, indossa di nuovo la maglia del Manfredonia, maglia che è stata indossata da parte di Sementino già nella scorsa stagione. Un colpo d'occhio eccezionale, Dino La Torre, una risposta dei tifosi del Manfredonia che è una risposta di cuore, a dimostrazione che il Manfredonia o gioca in prima categoria o gioca in Serie C, comunque i tifosi ci stanno e comunque i tifosi seguono la propria squadra del cuore. Buonasera a tutti, sì Vincenzo, come tu dicevi il Manfredonia non merita questa categoria, siamo di una categoria superiore, lo diciamo da sempre, la nostra categoria che ci spetta è minimo la Serie D, purtroppo per le ragioni che ben sai, per le vicissitudini societarie ci ritroviamo a disputare questo campionato di promozione dove comunque usciremo presto perché la squadra c'è, la squadra è ben fatta, la società è ben messa dietro e quindi sicuramente porteremo via questa squadra da questa categoria, così come recitano i vari tifosi nei loro cori di fronte alla gradinata dove noi siamo ora qui a guardare. Un Manfredonia che sta dimostrando, come tu stavi dicendo, che oggi vuol portare a casa i tre punti per poter riagganciare temporaneamente il vertice della classifica e poi magari mercoledì, vincendo contro il Neucatron nel recupero, avere la possibilità di stare soli in classifica, provare questa ebbrezza di portare a più tre i punti da questo SDRAI, che comunque è una bella squadra, dobbiamo dirlo, una squadra ben messa in campo con un presidente che non ha badato a spese e ha creato un buon gruppo. Però noi abbiamo dalla parte nostra, oltre che la storia, una forte squadra e vogliamo comunque uscire subito da questo campionato di promozione. Grazie a Dino La Torre per questo commento, tra l'altro un commento che condivido in pieno proprio per quel che si sta vedendo qui al Miramare. Ricordiamo, pubblico delle grandi occasioni, tutto esaurito, la gradinata est organizzatissima da parte degli ultras della squadra sipontina che con un enorme striscione invitano questi ragazzi, questi giocatori a riscrivere la storia. Un calcio di punizione che in questo momento viene concesso in favore della SLAI, mentre siamo al decimo minuto di gioco del primo tempo con le squadre ferme sullo 0-0 e ci sarà calcio di punizione, un calcio di punizione che sta per essere battuto e che quindi vedrà il Manfredonia sulla difensiva. Quindi attendiamo gli sviluppi di questa azione, mentre è passato il decimo minuto di gioco, siamo nel corso dell'undicesimo e il Manfredonia è costretto sulla difensiva, mentre si sono portati sul pallone Nadarevic assieme a Zotti, vedremo chi dei due calcerà e chi dei due passerà il pallone. Sicuramente ci sarà un appoggio, uno schema precostituito, mentre il Manfredonia con tutti i suoi effettivi è in difensiva a presidiare la propria area di rigore e parte il fischio del direttore di gara, il tiro ed è bravo Morgillo a farsi trovare pronto proprio sulla traiettoria del pallone e quindi a passare il pallone in avanti ai propri compagni di squadra. Di Noia all'indietro, il passaggio, poi Telera per la squadra sipontina, ancora il passaggio per Di Noia, ma è lungo, sbaglia Di Noia, probabilmente troppo precipitoso, poi il pallone termina ancora in fallo laterale e sarà la SLAI a portare in avanti la sfera per la squadra barese che sta tentando di
creare delle offensive in avanti contro il Manfredonia, ma adesso un intervento falloso del calciatore con la maglia numero 90, Cannito, a frenare la incursione in avanti di Pasquale Trotta, falciato, ed è giusta l'ammonizione, anzi dobbiamo dire che effettivamente Cannito è stato graziato, perché se vi fosse stato un fallo da tergo sicuramente sarebbe stato espulso. Il calciatore del Manfredonia era lanciatissimo sulla corsia di sinistra, è stato colpito a freddo da Cannito, Cannito è stato ammonito per la SLAI e quindi il Manfredonia ha guadagnato un calcio di punizione giustissimo per la propria offensiva, che continua con Mimmo Laboragine, che adesso si appresta a battere un calcio di punizione. Mimmo Laboragine che sta parlottando, sta attendendo il segnale del direttore di gara, e parte adesso il tiro cross di Laboragine in area di rigore, palla che termina poi in calcio d'angolo per la deviazione della difesa della SLAI United. Siamo giunti al 13° minuto di gioco, sta attaccando il Manfredonia, una bella risposta dal campo della squadra sipontina, che sappiamo benissimo si è caricata a mille per questa partita che rappresenta per questo 2019, che sta per concludersi probabilmente la partita dell'anno. Si continuerà ovviamente nel 2020 con tutto il girone di ritorno, ma sarà lotta tra la SLAI United e il Manfredonia, mentre la squadra sipontina adesso ha calciato in avanti Trotta, un tiro al volo che per la verità non è stato dei migliori da parte del calciatore del Manfredonia, forse si aspettava di più lui stesso, e il pallone è terminato alto oltre lo specchio della porta. Siamo sullo 0-0 con la SLAI United che imbastisce una propria azione per liberare la propria zona di campo, per liberare la propria area di rigore e quindi riportare il pallone in avanti, il pallone in movimento, nel tentativo di creare una offensiva che possa dar del filo da torcere ai calciatori del Manfredonia. Scatta in avanti, attenzione, è colto in posizione di fuorigioco Nadarevic, ed è giusta la interpretazione del primo assistente di campo, del primo assistente collaboratore di campo, si tratta di Giuseppe Rizzi di Barletta, che ha alzato immediatamente la bandiera per manifestare l'intenzione di bloccare l'azione offensiva del calciatore della squadra barese. Giusto il fuorigioco fischiato al calciatore della SLAI United Bari, che adesso riprende il pallone per una rimessa laterale, già battuta la rimessa laterale in avanti, Mimmo Laboragine che prova a controllare il pallone, palla che termina all'indietro a Giuseppe Telera, Telera proprio al passaggio per il compagno di squadra, il portiere Roberto Morgillo. Ancora un intervento del direttore di gara per concedere una ulteriore punizione in favore della formazione della SLAI, che quest'oggi non gioca con la divisa tradizionale, che sappiamo è quella bianca e rossa tradizionale delle squadre baresi, bensì con un completo azzurro blu scuro, mentre il Manfredonia risponde con la casacca celeste, che è la divisa ufficiale di quest'anno, divisa ufficiale che accompagna un po' tutte le partite del Manfredonia, soprattutto quelle casalinghe. E ancora la squadra sipontina adesso con Laboragine a passare all'indietro il pallone per la propria squadra, ma conquista palla invece la SLAI United, poi di nuovo per il Manfredonia Daniele Di Noia, gioco confuso nella zona di centrocampo, e interviene il difensore Di Noia del Manfredonia per passare con una rimessa laterale il pallone all'indietro e quindi far ripartire la squadra sipontina. Telera, il passaggio a Sementino, Sementino in avanti per la propria zona di campo avanzata, Cicerelli poi, intervento falloso e quindi è concessa la punizione con ammonizione. Ammonizione del calciatore con la maglia numero 4, Devezze, e quindi un calcio di punizione in favore
del Manfredonia. Devez è ammonito. Basta è il calciatore sul quale è stato commesso il fallo. Infatti stavano giocando Basta e Cicerelli e poi c'è stato l'intervento di Devez a frenare l'offensiva del Manfredonia. E quindi ci sarà questo calcio di punizione quando siamo giunti esattamente al 17° minuto di gioco con le due squadre ferme sullo 0-0 e con il Manfredonia che almeno in due occasioni si è fatto pericoloso. Ha risposto la SLA United con una occasione a proprio favore, batte la punizione in avanti la squadra sipodina, palla in aria di rigore, palla che entra in porta, incredibile, incredibile. Ha annullato Albrizio, adesso si porta presso il guardalini, ha ammonito Albrizio per la veemenza nella propria protesta. Il pallone è terminato in porta con l'intervento di Albrizio e il guardalini, il secondo assistente, ha segnalato una posizione di fuorigioco dello stesso Albrizio, Giovanni Massari di Molfetta, e quindi ha non convalidato il gol. Il pallone era terminato in porta. Il pallone era terminato in porta. Ovviamente staremo a valutare questa azione del Manfredonia, mentre è esattamente il 19° minuto, possiamo segnare sul taccuino questo mancato gol per il Manfredonia. Io non so se il nostro Dino La Torre si vuol soffermare su un commento per questa decisione del direttore di gara che è scaturita tra l'altro dalla segnalazione del secondo assistente. Beh, il secondo assistente ha visto sicuramente la carica sul portiere ospite De Santis e quella è stata la causa poi del gol annullato. Il gol altrimenti sarebbe stato regolare, un gol che comunque fa intendere che il Manfredonia calcio è ben messo in campo, come si vede sta giocando bene, non ha paura degli avversari, anzi è molto propositivo. Lo stesso Sementino che è sceso quest'oggi in campo si è già integrato con i suoi compagni, non possiamo dire nuovi ma i ritrovati compagni. Uno Sly che comunque non demordi anche lui, corre su tutto campo, lo vediamo molto attivo. Zotti in più occasioni è stato pericoloso, anche come sul calcio di punizione, deviato dalla difesa e trattenuto poi da Morgillo. Ecco ancora Manfredonia, ancora un brutto fallo, ancora un brutto fallo e c'è ancora un'ammonizione per un calciatore della Sly che comunque non tirano mai la gamba indietro. Beh, un'altra ammonizione, quindi un altro intervento falloso, si stanno facendo sentire con gioco maschio i calciatori del Bari, mentre tornando sul gol che non è stato convalidato al Manfredonia, confermiamo che il direttore di gara è intervenuto per assegnare il calcio di punizione per la carica al portiere. In un primo momento avevamo pensato a una posizione di offside, mentre l'intervento del direttore di gara è a segnalare la posizione che intanto è quella del portiere della SLA United Bari, che ferma una palla che era finita a campanile fra le sue braccia. Quindi una ulteriore ammonizione, una segnatura che non è stata convalidata al Manfredonia per la carica al portiere che c'è stata da parte di Albrizio, e quindi la decisione del direttore di gara, mentre adesso è Diagne che si è reso protagonista di un altro fallo di gioco nei confronti di Trotta, gioco duro nella zona di cerchio di centrocampo per il Manfredonia che guadagna ulteriormente un calcio di punizione, palla che vola dall'altra parte del campo a Pasquale Trotta, l'intervento con le mani, l'arbitro dice di no, anche se a noi era apparso un intervento con le braccia. Intanto Di Noia ha effettuato la rimessa in gioco, Mastropasqua
e dolorante a terra, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore del Manfredonia. Manfredonia e Slay che stanno pareggiando quando siamo arrivati al 22esimo minuto del primo tempo, con le squadre ferme sullo 0-0. È una partita importante, una partita che segna un po' il crocevia di questa prima parte del campionato. Non siamo ancora al giro di boa, ma ci sarà proprio a fine dicembre, con l'ultima giornata di campionato per quel che riguarda il girone di andata, e poi con il girone di ritorno che inizia subito con la gara esterna del Manfredonia contro il Borgolosso Molfetta. Palla diretta proprio verso la porta, è intervenuto il direttore di gara e quindi ha assegnato un ulteriore calcio di punizione in favore della formazione barese. 0-0 il risultato quando siamo giunti al 23esimo minuto di gioco. Il Manfredonia sta dimostrando maggiore veemenza soprattutto in attacco, mentre sono pericolosissime le ripartenze dei calciatori della Slay United, che in svariate occasioni si sono resi protagonisti della offensiva diretta verso la porta difesa da Morgillo per il Manfredonia. E adesso l'intervento del direttore di gara, ancora il gioco fermo per la concessione di un ulteriore calcio di punizione, con Zotti sul pallone. Nadarevic, vanno in coppia i due attaccanti della Slay United Bari, dietro Zotti e Nadarevic c'è Marcellino che dà manforte con la maglia numero 45, ma si attende il segnale di partenza da parte del direttore di gara, con molto probabilmente Nadarevic che effettua il tiro cross in area di rigore, palla che termina completamente oltre lo specchio della porta, quindi termina fuori per il nulla di fatto tra la formazione della Slay United ospite al Miramare di Manfredonia in questa 14esima giornata del campionato di promozione girone A. Siamo nella fase di andata e quindi si giocherà poi al ritorno, proprio sul finire del campionato, la sfida tra la Slay e il Manfredonia presso lo stadio che ospita le partite interne della Slay United. E continua il gioco, palla che è terminata fuori, c'è la rimessa laterale in avanti, poi riconquista palla per la Slay, Altares che manda ancora il pallone fuori. E in avanti il Manfredonia con Basta, poi all'indietro un tocco diretto per Pasquale Trotta, ma fa buona guardia Diagne che colpisce il petto del calciatore del Manfredonia, del capitano Pasquale Trotta, e quindi vi è una nuova rimessa da parte di Marcellino, poi Quacquarelli, ancora l'intervento del calciatore della formazione barese Cannito, all'indietro il pallone deve essere giochicchia la difesa del Bari in attesa di confermare l'azione offensiva, ma sfuma questa azione e parte l'azione per il Manfredonia. Cincischiano i calciatori Sipontini, poi riconquista palla Albrizio, cade a terra il calciatore del Manfredonia, non riesce ad agganciare poi Zotti, poi un intervento falloso e il direttore di gara che comanda una punizione in favore della formazione barese, con Devezze alla battuta. Nadarevic a destra, il tiro cross al centro e poi palla che termina fuori oltre il rettangolo per il calcio di rinvio in favore della formazione sipontina con Morgillo. Vogliamo ricordare il risultato, siamo sullo 0-0 quando scocca il 26esimo minuto del primo tempo tra Manfredonia e Slay United, gara di andata, 14esima del campionato
di promozione girone A. Ricordiamo che in classifica il Manfredonia quota 34 punti, segue ai 37 della United Slime, con una partita che dovrà essere recuperata in settimana proprio contro il Noicattaro. Continua l'azione per il Manfredonia, gioco confuso in questo momento da parte dei calciatori sipontini che non riescono ad organizzarsi, ma neppure la Slai al momento ha manifestato tanta lucidità in avanti, anzi sono state azioni offensive che si hanno seminato il panico ma senza costrutto per la verità. In effetti Dino La Torre può confermare che la Slai al momento non si è resa affatto pericolosa, per quanto abbia condotto almeno 3 azioni offensive che sono state portate fin sotto la porta difesa dal portiere Morgillo. Calcio di punizione. Sì Vincenzo, una partita che all'inizio sembrava molto più agguerrita, poi con il passare dei minuti si è un po', come dire, affievolita. Uno Slai che comunque gioca sempre sul filo del fuorigioco e lì bisogna stare attenti, perché basta un attimo, una piccola distrazione, e sappiamo benissimo che i due attaccanti della squadra barese sono molto pericolosi in avanti. Il Manfredonia comunque è abbastanza attento al centrocampo, difficilmente perde palla, combattono su tutti i palloni, e abbiamo anche visto il mister del Manfredonia Agnelli dare consigli continuamente a tutti i suoi giocatori nel centrocampo e a raddoppiare le marcature su Zotti, che diciamo tutto è l'uomo più pericoloso della squadra barese, che nonostante la sua veneranda età è sempre un uomo da tenere d'occhio per i suoi tiri e per i suoi lanci, che possono comunque illuminare qualche attaccante e magari può essere pericoloso in aria. Ora il gioco è fermo, l'arbitro sta chiamando i sanitari del Manfredonia, vediamo un po' che tutti quanti tirano un buon fiato e seguono i consigli dei due allenatori. Abbiamo notato anche il vulcanico presidente dello Slai urlare più volte in campo, però noi non dobbiamo temere queste cose, perché sappiamo fare il nostro gioco come abbiamo visto in passato, non dobbiamo temere questa squadra, e ancora una volta possiamo dire che il Manfredonia questa gara la sta portando in una certa maniera senza timore reverenziale, e magari tra un po' vedremo crescere la squadra ed essere ancora più pericolosi in aria. Benissimo, siamo giunti al 29esimo minuto di gioco con le due squadre ancora ferme sullo 0-0, gioca sul pallone di Agnè che viene frenato in avanti, adesso c'è l'ammonizione per Di Noia, ammonito Di Noia per il Manfredonia, e quindi ci sarà il calcio di punizione in favore della formazione della Slai. Abbiamo notato che Zotti ha fatto cenno di guidare l'assalto in avanti, quindi c'è questa punizione che viene battuta proprio adesso, palla che termina in area di rigore, il portiere con i pugni ha rinviato, probabilmente ha fatto bene, è stato saggio nella sua decisione Morzillo, il quale ha mandato fuori la palla con i pugni. Adesso corre Perez, Mattia Perez in avanti, ma viene frenato immediatamente nella sua azione offensiva Mattia Perez, velocissimo in avanti, e l'intervento del direttore di gara ancora una volta per assegnare un calcio di punizione per gioco falloso su Devezze. Batte palla in avanti la formazione della Slai, ma guadagna immediatamente palla il Manfredonia, poi un errore incredibile, un errore commesso nella zona di centrocampo dalla Boragine, il passaggio a destra in avanti il Manfredonia con Albrizio che non è riuscito ad agganciare. Non è riuscito Albrizio ad agganciare il passaggio diretto proprio nei suoi pressi, e la difesa della Slai adesso sta rimettendo in gioco il pallone, sta preordinando una nuova offensiva che riparte dalle retrovie, poi nuova azione
con Sementino che viene colpito duro a terra il calciatore del Manfredonia. A terra il calciatore del Manfredonia che viene invitato dal direttore di gara a rialzarsi e quindi a ripartire con la squadra sipontina che con Mastro Pasqua conduce adesso il gioco in avanti, palla che termina dalle parti di Albrizio, poi di nuovo ai calciatori della SLAI United che ripartono in avanti. Nadarevic a seguire non riesce a controllare il pallone, Albrizio prova a voltarsi ma è goffo nella sua manovra, poi riparte adesso Albrizio, guadagna un rimpallo, il pallone a Benny Cicerelli spostato poi sulla destra, il tiro cross, il colpo di testa di Albrizio, il pallone che termina fuori. Questo accade esattamente al 33° minuto di gioco con Albrizio che ha raccolto di testa il passaggio dalle retrovie e quindi è intervenuto con palla che è terminata fuori di poco. Rimesso in gioco il pallone, ecco che riparte la SLAI United ma fa buona guardia sulla difensiva la formazione sipontina. Adesso Diagni interviene nei confronti di Totta e quindi c'è un calcio di punizione ulteriore in favore dei sipontini alla battuta in avanti. Siamo sul vertice in avanti a sinistra, il passaggio all'indietro per Sementino, Telera ancora a seguire e poi ha provato Cicerelli ad incunearsi, a portarsi in avanti dopo il passaggio di Alessandro Basta ma la palla è terminata ulteriormente fuori. Siamo giunti al 35° minuto, 0-0 il risultato in quella che viene considerata a furor di popolo e a furor di tifoseria la gara più importante di questo campionato. Ovviamente siamo nel girone di andata e c'è tutta una storia che deve essere ancora percorsa per quel che riguarda il girone di ritorno, ma senz'altro Manfredonia e SLAI saranno protagoniste di questo campionato fino alla fine. Vedremo chi delle due vincerà il campionato, chi delle due passerà ai playoff per disputare il piccolo campionato che poi possa essere importante e decisivo per l'accesso al campionato di eccellenza. Il Manfredonia e la SLAI hanno rispettivamente, il Manfredonia con il secondo posto conquistato è stato ripescato nel campionato di promozione, la SLAI per un solo punto di vantaggio ha vinto il duello che è durato per tutto l'anno con il Manfredonia e quindi ha vinto il campionato di prima categoria e in questo campionato si ritrovano entrambe a contendersi il titolo in palio che significa promozione diretta nel campionato di eccellenza o in alternativa la lotteria dei playoff e quindi la speranza di un ulteriore ripescaggio nel campionato superiore. Avanza il Manfredonia con Di Noia, questi è Mastro Pasqua, sposta il gioco su Basta, il cross in area di rigore, può tirare e la palla che colpisce il palo, incredibile, la palla che colpisce il palo dopo il tiro di Laboraggine. La palla che colpisce il palo, incredibile,
incredibile. Questo è avvenuto esattamente al 37esimo minuto. Altra azione per il Manfredonia e altra occasione ghiotta per la squadra sipontina, che resta ancora con la bocca asciutta. Gioco che riprende con una rimessa laterale. È stato colpito il palo alla sinistra del portiere De Santis, estremo difensore della Sly United. Dopo l'azione offensiva della squadra sipontina, strana la traiettoria del pallone che poi si è stampata sul palo sinistro. E adesso incredibile la ripartenza di Nadarevic per la Sly. Parte il passaggio, il tiro cross di Nadarevic, il pallone è terminato fuori. Un commento su questa ulteriore nitida azione del Manfredonia, che si è conclusa con la squadra sipontina vicinissima al gol. Il palo questa volta ha detto di no, il legno ha detto di no. Sì, Vincenzo, è la dimostrazione che comunque lo Sly in difesa non è molto ben messo, vanno subito in confusione, basta pressarli un attimo e si apre uno spiraglio per tirare in porta. Bisogna crederci, perché quella è la strada da percorrere, mettere più palli al centro e solo in questo modo sicuramente troveremo il gol, perché ripeto, lo Sly che abbiamo visto finora in difesa spesso va in confusione, come anche in attacco, tolto i singoli che aprono e fanno belle azioni, quando devono costruire qualcosa dal punto di vista corale spesso sbagliano, spesso non si trovano, come anche in questa azione che stiamo vedendo, che sta ripartendo con Zotti in avanti, ecco, da solo non è riuscito a trovare un compagno a cui appoggiare e ha tirato questo tiro goffo parato bene da Morgillo. Sì, un intervento di Morgillo a parare il tiro sbilenco di Zotti. Chiaramente Zotti era in corsa, non è riuscito nel miglior controllo del pallone e riparte il Manfredonia, questa volta sulla sinistra a cercare Pasquale Trotta. Siamo al 39esimo minuto di gioco, occorre accelerare il ritmo nella speranza di chiudere quantomeno il primo tempo in vantaggio, per quanto possa essere un vantaggio striminzito, ma un vantaggio effettivamente darebbe linfa al Manfredonia. L'intervento del direttore di gara. E quindi il calcio di punizione in favore della formazione barese. Marcellino lascia, poi accannito ancora Nadarevic. Il passaggio cross di Devezze a cercare la testa di Nadarevic, ma il pallone termina fuori. Il pallone termina fuori, Manzari è stato l'autore del colpo di testa, un po' spaesato per la verità Manzari rispetto agli altri due calciatori d'attacco, Nadarevic e Zotti, ma comunque sempre pronto a colpire, pronto a dare filo da torcere alla difesa avversaria. Un altro intervento del direttore di gara, lo vogliamo ricordare, il signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo, della sezione arbitri di Viterbo, che dirige questo incontro. Quindi un direttore di gara chiamato da fuori regione, chiaramente per una gara molto importante come quella che si disputa questa sera al Miramare di Manfredonia, tra la squadra sipontina e la Sly United Bari.
giochicchiano in difesa i calciatori della SLAI. E adesso riparte la formazione barese con Diagne, ma Zotti ha toccato il pallone con le mani e quindi l'intervento del direttore di gara ad assegnare in questo caso la punizione in favore del Manfredonia. Si riparte da Telera, siamo al 42esimo del primo tempo, sullo 0-0 il risultato. Basta in avanti per Albrizio, che non riesce a sbarcarsi, poi un colpo di testa all'indietro a cercare Morgillo, che interviene immediatamente a recuperare il pallone. Ci avviamo verso la conclusione del primo tempo, ancora 2 minuti abbondanti da giocare per le residue speranze del Manfredonia di concludere questo primo tempo quantomeno in vantaggio, un vantaggio che meriterebbe la squadra sipontina, soprattutto per la maggior mole di gioco che è stata sviluppata e per il maggior numero di azioni condotte sotto porta, per quanto sterili poi nelle conclusioni. Il Manfredonia ha da recriminare per un gol che non è stato convalidato, poi per un'altra azione che si è conclusa con palla che si è stampata sul palo sinistro della porta difesa da De Santis, e quindi da questo punto di vista ai punti potremmo assegnare, per quel che riguarda il primo tempo, un maggiore quoziente proprio al Manfredonia. Azione d'attacco di Diagne, il passaggio a Zotti, Nadarevic a cercare Manzari, ancora Zotti, un altro cross in avanti di Nadarevic, attenzione, ha fatto benissimo Morgillo ad intervenire su Diagne, e quindi da parte di Diagne tra l'altro è stato commesso fallo nei confronti del portiere. Inutili le proteste del calciatore della formazione barese. Squadra sipontina che riparte, 45esimo in questo istante, un solo minuto di recupero, quindi c'è la possibilità per il Manfredonia di portarsi in avanti e di tentare la conclusione con ulteriori azioni offensive. Un minuto, come detto, di recupero. Abrizio, che è stato frenato nella sua corsa in avanti, e adesso di nuovo gioco fermo. Riparte il Manfredonia, occorre velocizzare l'azione offensiva. Basta il passaggio nel tentativo di far pervenire il pallone a Beni Cicerelli, poi un altro intervento falloso e quindi una ulteriore punizione concessa in favore del Manfredonia. Si rialza, basta, poi la palla termina ulteriormente in fallo laterale, rimessa effettuata, e proprio in questo istante l'arbitro assegna le squadre agli spogliatoi. Tutto si conclude con lo 0-0 iniziale, e quindi a questo punto chiudiamo questa prima parte della partita. Ricordiamo il risultato 0-0 tra Manfredonia e SLAI. Ci risentiamo fra qualche istante.